Ora che la porto? Il turuno. Beh, il torrone, il panettone. Sono tutte cose che si trovano tranquillamente qua. Non c'è bisogno ormai di andare in giro, ecco. Anche perché oggi, per dire... C'è livello di azione di scambio commerciale, insomma. È Speroni che con queste cose... No, io non sono contro. Oggi sono andato... Ecco, oggi sono andato al supermercato. Dove, in Germania o... No, qui vicino al Parlamento. Ho visto, ad esempio, le mele venivano dal Cile, i kiwi venivano dall'Italia, c'era dell'uva italiana, eccetera. Quindi ormai in tutti i posti, almeno dell'Europa, dell'Unione Europea, è facile trovare prodotti di tutto il mondo, quindi non c'è più quella cosa... Anche dell'Islanda? Ma forse dell'Islanda, non so cosa diavolo producano di commestibile. Domani dobbiamo votare, signor Speroni. Iniziamo le trattative per fare entrare l'Islanda nel Parlamento europeo? No, nel Parlamento, nell'Unione Europea. O no? Ma, come al solito, se hai requisiti, non ho niente contro. Un paese molto più occidentale, più europeo, della Turchia. Hai requisiti? Questo bisogna vederlo. Cioè, non è il parlamentare europeo che è capace di vedere se i conti dell'Islanda tornano, se la Costituzione islandese è conforme tornare al non trattato, sembra che tornino molti al momento, no? Infatti, ha avuto una crisi, sembra che la stia superando. Però sono note, quello è, anche lei è un terrore per gli islandesi, tra l'altro. Ma, no, già per questi qui di Strasburgo, insomma, ma anche per i miei amici del Canton Ticino già sono meridionale, quindi ognuno è meridionale di qualcun altro, a meno che abiti proprio il Polo Nord. Quindi non ho capito, quindi chi forse mi sembra essere? No, bisogna vederlo, perché poi diciamo l'impatto dell'Islanda non sarebbe come quello di altri paesi, sono 300.000 abitanti, un quartiere di una città, ecco, quindi... Il capitale però, in Canina siamo fuori. Ecco, beh, quello ma proprio noi italiani non possiamo dire di lasciare fuori i vulcani, insomma, penso che siamo... sono buoni, dai. Penso che siamo il paese più vulcanico di tutta l'Europa. Ma sono vulcani moderati, sono quasi del Pisin, voglio dire, sono vulcani che non eruttano più da anni. No, non è vero. Beh, l'Etna, ad esempio, è in costante eruzione, lo Stromboli pure, insomma, sono ancora attivi. Un po' più integrati. Senta mica tanto, perché ad esempio parlando da aviatore, mi sono svegliato Pitella. L'aeroporto di Catania. Sono svegliato stamattina. Pitella, lei non parlate male di Bernardo. No, ma come si può fare a parlare male di Bernardo? È giusto. Ma volevamo chiederti una cosa, ma allora non parliamo.